Può una festività come il Natale portare fortuna o sfortuna sul piano, per esempio, economico o sul piano anche sentimentale? Beh, io ti dico subito di sì. E come avviene questo? Attraverso gli abbracci. Lo so che la cosa sembrerà molto molto strana, però dobbiamo tornare ad uno dei principi più importanti che vi sta in quelli che sono gli ordini dell'amore di Bert Hellinger, il padre delle costellazioni familiari. Ebbene, quando dice Hellinger tu pensi ai genitori, beh, pensa ad un'equazione molto molto importante, che è quella del loro devono dare, tu devi prendere. Ebbene, che cosa significa questo? Attenzione, fino a quando loro non diventano persone magari ammalate, incapaci proprio di agire, Alzheimer e situazioni del genere. Nella nostra cultura tutto questo sembra strano, ma nell'inconscio, in questa macchina che noi abbiamo, beh, è meglio che gli diamo retta a certe cose, ed è meglio che mi date retta in questo momento, visto che siamo sotto le feste, e credo che più di qualcuno si sentirà un pochino mandare giù quello che è il pomo di Adamo. Allora, quando noi pensiamo ai nostri genitori, pensando alle festività, possiamo avere un rapporto facile, ci avviciniamo, li abbracciamo e tutto, oppure difficile, se non addirittura quasi impossibile, se non addirittura impossibile. Io di sessioni, incontri ne faccio tutti i giorni e ho persone che hanno difficoltà, ma che discorsi? E io stesso ne ho avuti di difficoltà. Con mia madre ho recuperato nel tempo, anche mio padre, grazie a Dio, però ho dovuto lavorare su di me, lo ammetto, e ancora mi manca tanto, tanto, tanto. Un buon lavoro si fa nel corso di una vita intera. Per esempio mia madre la vedo pochissimo, però con mio padre invece mi vedo molto più di frequente. Ma non è tanto questo il punto dove voglio arrivare. Quando è Natale, ti avvicini a tua mamma e se le dai un abbraccio, lo senti come se ci fosse una fusione? Io so già che in questo momento molte persone sono in difficoltà in quello che io sto dicendo, ma c'è un fatto, che noi durante il Natale distribuiamo abbracci a tutti e a tutte le persone che incontriamo, abbracci di qua, abbracci di là, ma c'è un fatto che quando noi abbracciamo qualcuno parte un'equazione, e questa equazione si chiama mamma e anche papà, premetto. Se tu con tua madre tu hai un abbraccio, una fusione totale, quindi hai ricevuto, si dice che hai preso e lei ti ha dato, tu hai di che dare, e quindi abbracci e distribuisci amore, sentimento sincero e via dicendo. Il problema è quando non ci sta un abbraccio, una fusione, come si può ben intendere, perché in quel momento tu stai dando quei famosi abbracci senza avere. Se io ti chiedo 5 euro ma tu ne hai solo 2, gli altri 3 non me li puoi creare di carta disegnandoli con la penna, devono essere veri. E quindi che cosa succede? Che tu stai dando il vuoto, e quando tu distribuisci abbracci ma non hai preso abbracci dalla madre, vai in uno stato di perdita. Attenzione che questo è molto importante, più importante di quello che si può immaginare, perché un abbraccio dato si trasforma, in questo caso, qualora mancasse la fusione con la madre, quindi un abbraccio con lei, si trasforma in un io sto dando e non ricevendo. E in quel momento tu stai esprimendo non un sentimento di accoglienza, affetto, che vabbè, io non metto in discussione nessuno, però non stai dando quello, stai esprimendo una mancanza. Perché stai cercando dall'altro quell'affetto che non hai da tua madre, o quantomeno non riesci a interscambiarti con lei. Quindi mancando quello, tu stai abbracciando gli altri, ma stai chiedendo affetto. Non lo stai dando, lo stai chiedendo. Stai dicendo mi manca. E se ti manca, stai esprimendo una mancanza. E nel momento in cui tu esprimi una mancanza, il tuo cervello attirerà mancanze, quindi andrà in perdita. Il famoso principio prendere dai genitori e dare deve sempre dare zero. Perché? Perché l'ha detto Hellinger, punto. Per me basta questo. Ora, si ride e si scherza, però Hellinger aveva veramente ragione in questo. Ti do un suggerimento: al prossimo abbraccio che tu darai a una persona, che sono sicuro che comunque c'è un'intenzione positiva, cioè non è che l'intenzione è negativa, per non vivere, chiamiamola una perdita, perché ho detto vai in perdita, tu in quel momento
cerca di immaginare, prima ancora di incontrarti con queste persone, cerca di immaginare ad occhi chiusi, ancora meglio, mentre sei ancora in auto, di abbracciarti con tua madre e magari anche tuo padre, perché no? E di vivere quella fusione che magari tu vorresti tanto, ma fai una fatica incredibile. Lo dico perché l'ho vissuta. E sicuramente ti assicuro che non arrivo nemmeno io al 100% di una totale fusione con i miei genitori, ma non perché chissà cosa è successo, semplicemente perché è così. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per migliorarci. E quindi ricordati, prima di dare devi aver ricevuto, devi aver preso, altrimenti vai in perdita. E quella perdita può riguardare l'ambito poi economico oppure sentimentale, a seconda di come il nostro inconscio va a muovere le carte, perché è il nostro inconscio che decide come pilotare questa energia. Ma il fatto è che quella mancanza si perpetua nel tempo, la mancanza attira nuova mancanza. Quindi ristudiamo il modo di abbracciarci. Forse questo Natale e le festività ci possono dare un'opportunità. Impareremo tutti insieme, voi ed io, perché mi ci metto anch'io in mezzo. Non è perché sto qui e allora io sono nella perfetta fusione. Siamo tutti qui per imparare. Bene, ti ricordo, ogni due martedì alle 20.45 siamo su Zoom in live. Qui sopra Facebook e qui sotto YouTube c'è il link nezaccademy.net/live. E poi sai che c'è l'Accademia che sta per partire. Stiamo raccogliendo le vostre richieste dal sito. Vi ringraziamo, quindi verrete contattati uno ad uno, portate pazienza, un abbraccione grande grande grande, e che per tutti noi ci sia un grandissimo e bellissimo abbraccio ricevuto. E buon Natale, tra l'altro, e già che ci siamo anche buone festività dall'intero team di Nez Academy. Ciao ciao.